A distanza di 7 anni, Peschici vive un nuovo disastro, questa volta legato alle alluvioni. Da ieri sera il fronte dell'emergenza si è spostato sulla zona costiera del promontorio. Nella cittadina balneare, ancora piena di turisti, da stamane risultavano ostruite tutte le strade d'accesso. Invasa dall'acqua l'intera piana degli alberghi e dei villaggi turistici. La città è di fatto isolata. Un ponte è crollato lungo la statale 89 tra Peschici e San Menaio. Bloccata anche la statale da Vieste, bloccata dai detriti e alberi trascinati dall'acqua. Ingentissimi danni anche a Rodi Garganico e San Menaio, con la montagna che è franata in diversi punti, invadendo la ferrovia e la strada che costeggia il mare. Intanto, da prime notizie, sembra sia stato ritrovato dagli uomini della Protezione Civile il corpo di Antonio Facenna, il giovane allevatore di 24 anni, scomparso da circa 3 giorni. Gli uomini della Protezione Civile hanno trovato il cadavere del ragazzo proprio sotto la sua auto, trovata 2 giorni fa alla foce del lago di Varano. Non si hanno conferme, invece, sul ritrovamento del corpo di un 70enne, disperso in mare. La prefettura ha inoltre smentito la notizia di 2 bambini inizialmente dati per dispersi. Intanto nel pomeriggio è apparso un timido sole su San Marco Illamis e San Giovanni Rotondo. Questa mattina c'è stato il sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture Giannini, che ha visitato le zone colpite. Intanto si inizia la conta dei danni, primo passo per chiedere al governo lo stato di calamità naturale e far fronte alla prima emergenza. La Regione Puglia oggi sta già predisponendo un piano di interventi, dovremo fare una valutazione su quelle che sono le cose più urgenti, ovviamente partendo da quelle. Il dato e il segnale importante è che già siamo qui con un presidio anche tecnico che sta facendo tutte le valutazioni per mettere in sicurezza sia le persone che i beni e il patrimonio di questa meravigliosa terra.